Здравствуйте! Теперь наша рубрика Историја космонавтики». Подъем! Eccoci qua, siamo tornati finalmente con le storie di cosmonautica. Questi video che avranno una breve durata non sono altro che dei lanci per eh, degli articoli che sono già stati pubblicati o che pubblicherò eh, sulla mia pagina le storie di cosmonautica e anche sulle altre pagine dove collaboro. Iniziamo questa, questa serie di, appunto, di nuovi incontri con una specie di puntata zero dedicata a quello che si può considerare il cosmonauta numero zero. Eh, stiamo parlando di eh, Valentin Vasilievich Bandarienko, che fu eh, la prima vittima del programma spaziale sovietico anche se eh, questo sfortunato cosmonauta non volò mai nello spazio. Valentin Bandarenko nacque a Charkiv nell'attuale Ucraina il 16 febbraio del 1937. Era un pilota della VVS, cioè dell'aviazione strategica, un pilota molto valido e per questo motivo venne reclutato dal generale Kamanin per far parte del primo gruppo di 20 cosmonauti. Era sposato e aveva un figlio. Era soprannominato il piccolo Valentino per distinguerlo dagli altri Valentin del primo gruppo che erano Varlamov e Filatiev. Aveva anche un altro soprannome più affettuoso, cioè Campanellino, a parte perché era molto giovane, ma anche perché aveva una bellissima voce. E si dilettava a cantare eh, per i suoi colleghi e quindi avevano dato questo soprannome scherzoso. Era considerato un, un ragazzo molto gentile, molto colto, molto istruito, un grande sportivo, amante del tennis e soprattutto aveva una ottima preparazione, sia fisica che eh, teorica. Infatti, eh, era uno dei più seri candidati ad effettuare uno dei primi voli con le Vostok. Per questo motivo si stava allenando nella cosiddetta camera sorda, che non è altro che un, eh, una camera eh, iperbarica, diciamo, eh, isolata dal resto del mondo, sia acusticamente che fisicamente, eh, dove eh, il cosmonauto doveva stare in un periodo abbastanza lungo, intorno ai 15-20 giorni, in un ambiente saturo di ossigeno, a una pressione tenuta più bassa rispetto alla pressione atmosferica esterna. Perché l'ossigeno? Eh, lo spiegherò un po' più avanti in maniera più dettagliata. Perché praticamente l'ossigeno è un gas più leggero dell'aria che respiriamo ed era più comodo da stivare, quindi comportava un minore minor impiego di peso per la navicella spaziale. E ehm, Mandarienko si trovava in questa camera sorda da 15 giorni, era quasi alla fine dell'esperimento. Alla fine della giornata gli venne chiesto. Di togliersi i sensori lui eseguì la manovra togliendosi appunto le ventose e pulendosi con un batuffolo di cotone imbevuto con dell'alcol. Gettò questo batuffolo nel cestino della spazzatura, ma eh, questo batuffolo di cotone intriso dell'alcol urtò eh, un bollitore che aveva usato da poco, quindi era ancora molto caldo, e eh, con cui si era fatto del tè. Questo, la superficie calda del bollitore fece eh, accendere immediatamente in questo ambiente saturo di ossigeno l'alcol contenuto del batuffolo e scoppiò un violento incendio. Lui, il povero Bandarienko, cercò di spegnerlo con mezzi di fortuna, addirittura con la sua tuta, ma non fece altro che peggiorare la situazione e quindi nel giro di pochissimi secondi tutta la camera hyperbuy, tutta la camera sorda venne eh, invasa dalle fiamme. La differenza di pressione era talmente elevata che occorsero purtroppo 30 minuti prima che si potesse aprire il portello esterno. Ovviamente il povero Valentin Vasilevici fu trovato in, in condizioni disperate, un misto, il, e ustioni di terzo grado su tutto il corpo. L'unica parte che si era relativamente salvata erano i piedi, perché lo scarpone, gli scarponi avevano resistito, tant'è che per idratarlo gli venne infilata la, la, la flebo eh, sotto il tallone. Morì dopo 16 ore di agonia. Purtroppo era assistito dal suo amico e collega Yuri Gagarin. Questo, questo incidente però venne tenuto nascosto dalle autorità sovietiche. Venne tenuto nascosto addirittura in Unione Sovietica e in Russia fino agli anni 90. In Occidente, invece, questa notizia eh, trapelò eh, un po' prima e vi spiego anche perché. Eh, tra l'altro, eh, venne cancellato insieme ad altri che vennero allontanati dal programma spaziale dalle foto e dai video ufficiali. E questo alimentò. Quello che è chiamato il mito dei cosmonauti perduti, eh, e qui aprirei una piccola parentesi doverosa. Eh, diciamo questo è un mito alimentato anche da alcune eh, testimonianze diciamo così, fatte da radiamatori italiani negli anni 60 ehm, de, de, di torinesi che dicevano di aver captato dei segnali provenienti dallo spazio di eh, grida d'aiuto e di grida di, di terrore da parte di, di, di russi, probabilmente lasciate alla deriva nello spazio. E attualmente queste tutte queste congetture che tra l'altro hanno avuto un grandissimo seguito io ci dedicherò un articolo e anche un altro video All'argomento all riguardo perché ogni tanto escono fuori quando pubblico degli articoli, qualcuno che mi chiede di gente che è morta, gente che non è più tornata, eccetera. In realtà, con la desegretazione di tutti questi eh, documenti relativi al ai primi anni del programma spaziale, eh, si è scoperto che non c'era nulla di, di così tragico. Non so, per esempio la grida di donna, per esempio, era una della Valentina Trescova, la stessa ha ammesso di aver gridato e di essere sentita male. E tante altre cose che poi ne, ne, di cui ne parleremo. Eh, particolare degno di nota è eh, quello relativo al fatto che, eh, secondo alcune fonti, io stesso l'ho sempre citato, eh, i russi, comunque per via non ufficiale avessero avvisato eh, gli americani de del pericolo dell'utilizzo di una de de un ossigeno puro in una navicella spaziale. Eh, americani che poi ebbero purtroppo il tragico incidente della 1. Allora, questa circostanza, eh, de devo, per, per dovere di cronaca, devo eh, dire che è stata anche smentita eh, da un. Una fonte autorevole che è quella di eh, Alexei Lunov. Alexei Lunov, come ben sapete, è il cosmonauta che ha effettuato la prima passeggiata spaziale il 18 marzo del 1965 con il volo della v VASCOD 2. Eh, Alexei Lunov in moltissime occasioni, come ha dichiarato nel suo libro, ins scritto insieme a David Scott, astronauta americano che si intitola Two Sides of the Moon. In questo libro, appunto, eh, Alexei Lunov dice che mh, eh, gli, i russi non hanno mai fatto parlare eh, del, de, non hanno mai parlato al, agli americani dell'incidente di eh, Mandarenko. però, eh, e qui un po' si smentisce, ehm, gli americani da lui incontrati in tantissime occasioni, sia gli astronauti delle Gemini, che quelli dell'Apollo, che quelli della Mercury, conoscevano benissimo l'incidente, sapevano benissimo quello che era successo, quindi evidentemente erano stati informati. Del resto nel 67, quando accadde l'incidente tragico dell'Apollo 1, le conseguenze dell'impiego di, un di un ossigeno puro erano comunque molto ben note anche alla NASA. Per La cronaca, la tragedia dell'Apollo 1 avvenuta appunto sulla rampa di lancio di Cape Canaveral de, nel 1967, vide la perdita per un incendio violentissimo scoppiato a bordo eh, della prima capsula Apollo, eh, che aveva dentro un'atmosfera di ossigeno puro, e vide appunto la scomparsa dei tre astronauti eh, Ed White, che fu il secondo uomo ad andare nello spazio, effettuando una passeggiata spaziale pochi mesi dopo. Alexei Elonov, eh, Bill G. Grissom che andò nello spazio con la Mercury 4 e che era candidato ad essere il primo uomo a mettere piede sulla 1 e Roger Chaffee che era invece la, suo primo, la sua prima esperienza da la, la tragedia di, eh, di Bandarenko, però, eh, servì per l'Unione Sovietica e, e per la Russia dopo per imparare la lezione non vennero mai in nessun caso impiegate navicelle che avessero un'atmosfera di ossigeno puro, hanno sempre utilizzato un'atmosfera eh, composta appunto come da noi da una miscela di azoto e ossigeno sebbene a pressione leggermente più bassa. Addirittura oggi nessun paese che ha tecnologia spaziale per il volo umano impiega un'atmosfera di ossigeno puro, sebbene sia, come avevo accennato, più conveniente da trasportare perché è più leggera, quindi un minor peso comporta meno potenza necessaria del lanciatore per, mettere, per sollevare il razzo, ma effettivamente i, la, i rischi erano veramente troppo elevati oggi nella ISS e in tutte le navi spaziali si usa una miscela come quella dei russi, c'è cioè una miscela normalissima di azoto e di ossigeno. Una curiosità nella tragedia, nessun Valentin del primo gruppo pure mai nello spazio. Bondarienka, abbiamo detto, ebbe questo drammatico e tragico incidente. Filatiev fu radiato insieme a Nilubov e a Nikiev per un caso di ubriachezza molesta che eh, tra l'altro ebbe anche delle pesanti conseguenze perché aggreditano anche un agente di polizia. Per questo motivo, per lo scandalo che ne, ne, sollevo, ne, ne suscitò, questo avvenimento quest vennero cacciati dal corpo dei cosmonauti. Invece, Valentin Barlamov fu ehm, congedato perché ebbe un incidente molto banale in vacanza: stava facendo un, un tuffo in un lago e, e batté, e che ebbe un, un dislocamento di una vertebra cervicale. e Quindi, venne poi congedato per, eh, appunto perché non aveva più litoni dal volo spaziale. Solo anni dopo venne conferita la Stella d'Oro dell'Unione dell 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 Sovietica a, Va... a, Bondarienko, a Valentin Bondarenko. Eh, sebbene la sua famiglia, lui appunto era sposato con un figlio piccolo, venne comunque mantenuta a spese dello Stato per tantissimo tempo, fino a che non... il figlio non diventò maggiorenne. E gli venne intitolato anche un cratere lunare. E attualmente eh, Valentin Bondarenko è sepolto in un eh, cimitero di una cittadina molto vicina a quella dove è nato, cioè vicino alla cittadina di Cherkov. Beh, eh, che dire, eh, è una storia tragica, però è una storia tragica che ha avuto una sua purtroppo, eh, appunto, sebbene drammatica, utilità, perché eh, incidenti di questo genere nell'Unione Sovietica non ne sono mai più successi. Eh, concludo questa, appunto, questa puntata salutandoli e ringraziandoli. Eh, ci vedremo al prossimo video sicuramente e vi il nostro saluto sarà sempre questo qui, cioè da Scorva. A presto. Ciao da Roberto.